Benissimo, quindi continuando in relazione alla motivazione, esiste anche una motivazione rapportata ai bisogni dell'apprendimento. Ed essa include tratti biografici, socioculturali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tratti correlati, c'è cioè una correlazione tra tutti questi tratti. E quindi diventa difficile analizzarli in maniera specifica e separata. Comunque, il loro intersecarsi costruisce la mappa del singolo studente che il docente deve interpretare per rendere efficace il proprio lavoro. Quindi si viene a edificare, la chiamiamo, qui mi si è aperta un alert, ok, mappa dei bisogni motivazionali dello studente e degli studenti. Ovviamente tra questi fattori, tre più complessi da valutare, anche perché ha una natura ibrida rispetto alla categorizzazione interno esterno, è quello della motivazione che viene anche definita da Pallotti come la misura. Pallotti, ve lo scrivo, datevelo a cercare se vi interessa. Misura dell'impegno sforzo che un individuo mette nell'apprendere una materia. Dello sforzo utilizzato per perseguire un obiettivo scolastico. E questo ovviamente è strettamente correlato al desiderio e alla soddisfazione provata in tale attività. Desiderio e soddisfazione. La motivazione, quindi, vediamo se sto registrando perché oggi c'ho problemi, no, sto registrando, sono 2 minuti e 55, il primo video l'ho bloccato, purtroppo avevo creato un video unico e l'ho bloccato. Adesso devo vedere se lo riesco a unificare tutto o se magari è meglio anche per voi avere due video diversi. La motivazione, quindi, è la base della buona riuscita di un progetto didattico, poiché garantisce o almeno rende più probabile una partecipazione assidua. Quindi la motivazione come partecipazione. Motivazione e partecipazione. Veniamo dunque a comprendere che lo scopo del docente, il docente deve intercettare, e qui ci vuole anche empatia, i bisogni e le attitudini degli apprendenti, quindi i bisogni di colui che apprende. Cercando di aiutarli, di invogliarli, di direzionarli, lavorando sulla motivazione, che abbiamo detto prima, intrinseca. Il primo momento di ogni attività didattica è senz'altro la motivazione. E quindi capiamo quanto è importante parlare della motivazione. È il primo momento della didattica.
diventa qualcosa correlato all'apprendimento che impegna il soggetto e in mancanza di motivazione è impossibile pensare che i nostri studenti possano essere orientati alla ricerca, alla riscoperta, all'attenzione e al raggiungimento degli obiettivi. Quello che in poche parole deve dare il docente è la gioia e il gusto di imparare e fare da sé. Ricordate la piramide di Maslow? E alla fine della piramide i tratti di autorealizzazione, di indipendenza e di autonomia? Cioè noi dobbiamo accendere quella motivazione, accendere quell'energia pulsante che poi deve contagiarsi nello studente, prendere forma e andare verso una determinata direzione. Poi il tutto viene da sé con il tempo. Chi ama la conoscenza scoprirà l'amore del sapere. E l'amore del sapere è proprio la filosofia. La parola dello studente, approfitto per dirlo, deriva dal latino studium, pochi lo sanno, e significa amore, passione e avventura. Guardate che belle parole. Se adesso noi chiediamo ai nostri studenti come vi sentite, probabilmente ci dicono sicuramente passione, avventura, amore, non li troviamo, non li vediamo, perché ovviamente è diventato difficile, forse ancora più difficile fare gli, sì, fare gli studenti, sicuramente più difficile, ma anche fare i docenti nel 2020, considerando la complessità e la difficoltà della nostra società. Infine, come sostiene Brunner, e con lui quasi la totalità dei pedagogisti moderni, l'apprendimento scolastico può essere originato e sostenuto soprattutto dalle motivazioni intrinseche. Già vi ho parlato di motivazione intrinseca, estrinseca, biologica, eccetera, eccetera. Cioè dalla volontà di apprendere oggi mi sta succedendo di tutto, pure lo squillo, la volontà di apprendere che si manifesta come curiosità, desiderio di competenza, bisogno di identificazione e bisogno di reciprocanza. E la curiosità, voglio proprio sintetizzare, quindi scrivere il meno possibile e verbalizzare il più possibile, è una caratteristica costitutiva dell'uomo e non solo dell'uomo. I bambini nascono naturalmente curiosi, desiderosi di conoscere e come dimostrano le loro impegnative attività esploratorie della realtà e delle cose che li circondano, le domande di perché che essi continuano a porci devono essere soddisfatte. Quindi noi possiamo far leva sulla curiosità e fare affidamento sul desiderio di competenza, che è un innato bisogno del divenire abili nell'esecuzione delle attività che si svolgono. Io con questo vi ringrazio. Penso che i due video ormai mi sono nati, si sono scorporati e non mi va, insomma, di riandarli a rielaborare in maniera artificiosa, anche perché a me piace la diretta live, mi piace valutare tutto con voi direttamente e poi mi gusterò i vostri commenti. Voi condividete, cercate di diffondere questi video ai colleghi o alle persone che ritenete adatti e vi ringrazio perché mi sostenete, mi date motivazione e mi avete dato motivazione a trattare la motivazione. Scusate il gioco di parole.